nella casella di fianco provate a scrivere di fianco ad ogni abitudine, siccome vi ho detto prima che uno dei presupposti è che tutto quello che facciamo lo facciamo per un motivo, provate a scrivere perché avete quell'abitudine lì, provate a identificare il motivo. Se non lo sapete, lasciate vuoto e ve lo dico dopo. Però adesso provate voi a fare ragionare in maniera diversa la vostra cervello. Iniziate a portare l'attenzione sulle vostre abitudini. Ma se vi piace l'attenzione. Attenzione, chi ha delle abitudini sbagliate? Però metti il motivo per cui hai creato un'abitudine che ti piace. Ok, quindi le tue anche le abitudini, siamo abituati a pensare alle abitudini come cose negative. E chi ha detto che sono negativi? Anche se vita è una buona abitudine. Alzarsi verso la mattina per me è una buona abitudine. Vi arrivato accanto, provate a scrivere il motivo. Qua. Hai scritto l'abitudine? Qua. Perché? Adesso, nella casella di fianco, perché non ho scritto subito tutto? Perché il nostro cervello va abituato per passi, dobbiamo accompagnare. Nella formazione, la vera formazione è ti prendo. Infatti, tante volte non mi piace definire un formatore. Più che altro posso essere un formatore e un corso, perché mi piace prendere le persone e poi passo passo portarle avanti. C'è un percorso in autostima pratica, forse l'ho fatto prima, che dura 62 giorni e ogni 3 giorni ricevete un esercizio di focalizzazione, c'è la fase di consapevolezza, la fase di responsabilità e poi vi porta ad agire, ma anche prendere coscienza, consapevolezza dei nostri pensieri, delle nostre abitudini. Ci può aiutare a cambiare il nostro destino. Tante volte non ci rendiamo conto dei nostri pensieri, perché tante volte non sono neanche pensieri nostri, come diceva giustamente, sono anche pensieri che ci hanno, non ci hanno, allora ci siamo lasciati influenzare, che è più giusto ancora, ci sono delle sfere tra noi, ci hanno influenzato e noi ci siamo lasciati influenzare. Adesso andiamo nel quadro estremo e andiamo a scrivere per consapevolezza se è un'abitudine utile o non utile. Come la classifichiamo? Utile è un'abitudine, un atteggiamento che mi aiuta a migliorare la qualità della vita e mi avvicina ai miei obiettivi. Un'abitudine non utile o un'abitudine che non serve a nulla, ma attenzione, che quando non serve a nulla è più facile che a un certo punto. Non utile è, non serve a nulla, quindi è un riempitempo. Attenzione, che quando ho detto prima che noi dobbiamo riempire il tempo, sono quelle azioni fatte tanto per. Oppure peggiora la qualità della vita, oppure mi allontana dagli obiettivi, o ancora peggio, è un'abitudine che mi fa sentire in colpa. Scusami, si può scrivere anche una valutazione neutra. Scusa? Si può scrivere anche una valutazione neutra. Attenzione, che neutra? A cosa ti serve fare una cosa neutra? Che non ti dà piacere? No, nel senso che nel fare quella cosa ci sono degli aspetti che mi rendono appagata e felice, ma ci sono degli altri aspetti che non mi mettono in difficoltà. Sì, però magari l'abitudine che non serve a niente può essere sostituita con un'abitudine che c'è utile. Dove andiamo? C'era qua? Andiamo per la gradi? Qualcuno qua stava parlando? Io so, scusa. Dobbiamo fare la descrizione, però. No, mettere solo un segno, un utile o non utile. Se vuoi metterlo più o meno, non mi cambio. Cioè, tanto è una cosa tua, è una. E ti faccio una domanda. Allora, attenzione, ragioniamo con il regalo. E mi dice un'azione che
non mi sembra che non sia utile che venga utile. Ti faccio una domanda, Loredana, hai un obiettivo di vita? Sì. Ok. Azione o atteggiamento ripetuto nel tempo. Il tempo è l'unica risorsa definita. È l'unica risorsa definita. Tutto il resto si può ampliare, ma il tempo è quello. La differenza è come utilizziamo il nostro tempo. Quindi se io ho tanti obiettivi, anche tanti obiettivi quotidiani, la differenza sarà come utilizzerò il mio tempo. Quindi se ho degli obiettivi, delle buone motivazioni, perché devo fare delle cose che non servono a nulla? No, certo, io veramente in neutro intendevo che se ho da fare delle cose non dormo al mattino, per dire. E non credo di invalidi la vita, o comunque sia, se devo fare delle cose, grazie, se posso, mi piace dormire, dormo. Ok, ma quello è il piacere. Si crea anche per piacere. Migliorare la qualità della vita, riposare è piacere. Il riposo, l'abitudine di andare a dormire alle 9:30-10 di sera, per me, grazie, l'abitudine, perché mi alzo sempre alle 6. Perché? Perché sono abituato, mi sono abituato così, perché so che al mattino rendo meglio. Perché il nostro cervello, il nostro corpo è stato creato, concepito per lavorare di giorno, per agire di giorno e rigenerarsi di notte. Non entriamo nel campo di gambe, non gambe, perché se no, però non dormire di notte fa tanti. Sì. E invece se io faccio un sacco di cose che mi sembrano utili. Un attimo, mi sembra utile. No, che io potrei definire utili, questo, no? Però poi mi accorgo che in realtà mi tolgono del tempo per fare delle altre che vorrei fare. Come le posso definire allora? Quelle cose continuano ad essere utili? Sono utili a raggiungere i tuoi obiettivi, quindi a migliorare la qualità della tua vita? Sì, però ce ne sono delle altre che potrebbero velocizzare il raggiungimento e il miglioramento della qualità della tua vita? Sì, anche solo evitare di fare qualcuna di queste che considero tanto utili. E sempre legato a che cosa voglio ottenere nella mia vita. Se nella mia vita l'unico obiettivo è arrivare alla pensione, posso. Se nella mia vita l'obiettivo è creare una famiglia, creare delle relazioni sociali, creare tante cose, io so che in questo tempo uno è definito, non da me e non da voi, non direttamente, non cominciate da voi, però anche voi definite il tempo. Però cerchiamo di utilizzare al meglio il rimandare a domani. Che cosa può provocare? Semplicemente magari nulla, magari rimandare a domani vuol dire che nella mia vita invece di raggiungere, adesso dico a caso, 4 obiettivi, ne raggiungo uno. Attenzione, rimandare è umano. Quindi rimandare è umano. Ok? Però si può anche smettere di rimandare. Ci siamo? Utili o non utili? Bene. Alla fine, adesso vi do le informazioni e dopo le andremo ad applicare. Conoscenza, applicazione diventa competenza. Se no informazione, il mio cervello dove l'ho applicato, se diventa, non serve a nulla. Io sono abituato, quando studio una cosa, di applicarla subito, perché il mio cervello crea delle connessioni. E quindi per me è più semplice poi ricordarlo dopo. Dicono che chi insegna impara due volte. Ok, non fate i formatori? Avete trovato una cosa nuova? Quando vi dicevo le formazioni, sperimentazione e condivisione, quando avete trovato una cosa interessante, condividetela con gli altri. Sai, Dario, so questa cosa qui, e intanto quell'informazione diventa una competenza.
Chiaro? Perché si formano le abitudini. Uno, per piacere, leggere un libro alla sera, un libro a caso, che libro? Lo sanno, lo sanno il libro. La nuova però non faglielo vedere, perché per creare un'abitudine bisogna ripetere anche visivamente. Leggere un libro, andare in palestra, alzarsi presto la mattina, potrebbe essere un piacere. Oppure potrebbe essere un dovere. Il mio corpo è abituato a alzarsi, svegliarsi alle 7 di mattina perché devo. Trovate, io mi sono trovato per 8 anni a dover andare. Poi cosa ho fatto? Ho smesso di rimandare la decisione più importante della mia vita, che era quella di smettere di fare il lavoro da dipendente. Ed è, sono già 16 anni. Terzo. E qui entra in gioco il rimandare. Rimandare decisioni importanti. Rimandare delle situazioni. Per paura, adesso vi dirò quali sono le paure di base. Una. Paura di non essere all'altezza. E quindi, per non mettermi alla prova, cosa faccio? Riempio con quel tempo con una abitudine, con un passatempo. Ah, io faccio quel passatempo, questo ritardo perché mi svago. Sì, va bene uno svago, ma quando ti prende tempo, e poi dopo ti trovi a dire non ho utilizzato. Semplicemente non è stato utilizzato in maniera utile il nostro tempo. Sempre nelle sessioni, perché questo lì è ovviamente la sperimentazione, tutto quello che vi dico è stato sperimentato su di me e sulle persone che comunque sono andate in relazione con me, hanno lavorato con me. Non ho tempo. Quando comincia a fare l'analisi del tempo, si trova tantissimo tempo. E che magari non è più da male. Io sono un rimandatore seriale quando mi mando determinate condizioni. Però che cos'è la differenza? Che lo riconosco e lo cambio. Quindi, attenzione, anche dire, ah, io ho smesso di fare questo. Attenzione, perché potrebbe, la vita potrebbe cambiare. E quindi potreste avere bisogno di cambiare anche voi. Di non mantenere sempre le stesse abitudini. Essere sempre positivi non è possibile. Se trovate una persona sempre positiva, ci sono i problemi in fondo. Sono i problemi in fondo. Perché? Positivo? Up and down. Sono momenti felici, sono momenti che ti alzi su. Però se ci richiamiamo a una forte motivazione, e come? Attenzione che la motivazione non deve essere solo col pensiero conscio, deve essere a livello emotivo. Sono le emozioni che controllano il nostro vivere, il nostro agire. Le vere responsabili di come ci comportiamo sono le emozioni, perché prima che noi viviamo per soddisfare gli stati emotivi. La paura non è stato emotivo. Ci sono delle paure di base, adesso devo vedere alcuni, poi sono anche degli esercizi da fare per comprendere le paure. Non essere all'altezza, non meritare, dietro al non meritare, quando si pensa di non essere meritevoli, si crea la punizione, ci si punisce e si creano i sensi di colpa. Attenzione, senso di colpa non è certezza di colpa. Cambiare a volte anche la dinamica della parola, cambia anche il significato. Senso di colpa è certezza di colpa? No, però
noi lo viviamo come se fosse vero, perché è la condizione. Non meritare, oppure paura che tutto quello che facciamo non ne valga la pena. Ma chi me lo fa fare di cambiare abitudini? Intanto ve lo anticipo, uno dei motivi per cui non si cambia l'abitudine, si fa fatica a cambiare, è che pensiamo che siano irreversibili. La paura dell'ignoto? Tutti hanno paura dell'ignoto. Non so che cosa potrebbe succedere se facessi questo. E quindi è la paura di non essere all'altezza di superarlo. No, non mi muovo perché non potrei. Mi agita l'idea di qualcosa, quindi sto qua. Assolutamente. A posto, sì. È una paura. È la paura, tra di non essere all'altezza di riuscire a vincere. Allora, altra cosa. Quando direte, o sentirete una persona che dice io non ho paura, dubitate come delle persone che vi dicono che sono sempre felici. Il non avere paura è praticamente impossibile. La paura, uno, la paura non si può sconfiggere. Non si può sconfiggere, la paura si può riconoscere e gestire, ma un pochettino la paura ci sarà sempre, ci ricorderà sempre il nostro limite. Però non provate a sconfiggere una paura, fate una cosa peggiore, perché più cercate di sconfiggerla, più gli lottate contro e più la animate. Paura, e qua per paura si rimanda. Se vi fa piacere, io ho fatto un infoprodotto su come smettere di rimandare. Perché vedete, perché sono nato io come un rimandatore seriale. E ci sono delle cose per fare in maniera tale che noi cambiamo questa dinamica. Ma come creiamo delle abitudini, possiamo creare degli altri. Siamo responsabili di tutto ciò che facciamo, dei nostri pensieri. Se lo ricordate, le nostre azioni, parole, siamo responsabili. Quattro abitudini, io ovviamente metto motivazione e mancanza di motivazione. Si creano buone abitudini per motivazione, si creano abitudini non utili per motivazione. Quinto, avete parlato ampiamente con connettere, per emulazione, e per influenza esterna. Ok? Un po' di atmosfera. Perché sono le abitudini, come diceva lui, che non sono nostre. L'abitudine di vestirsi in una certa maniera non è un'abitudine nostra, perché è la moda. Quindi guardiamo le altre persone e siamo influenzati. Alcune scelte, le nostre abitudini.